Ci addentriamo nella pagina sportiva con il neo DS del Pescara, Pasquale Foggia. La linea guida non cambierà, la rosa sarà un mix di gioventù e di esperienza. Ieri il primo summit a Palena con il tecnico Baldini. Bisogna accelerare i tempi, si è in netto ritardo, come anticipato lunedì sera nel corso dello speciale calciomercato dal nostro Massimo Profeta. Può arrivare lo svincolato Riccardo Improta, obiettivo preso giovanissimo dal Lanciano, neanche 18 anni, 12 presenze e 2 reti nella stagione 2011-2012 con l'11 allora allenato da Gautieri, che poi conquistò tra l'altro la Serie B nella finalissima di Trapani. A gennaio 2012 il trasferimento al Genoa e poi una buona carriera. Foggia lo conosce molto bene, il neo DS biancazzurro lo ha portato a Benevento con 203 presenze e 18 reti con i giallorossi, una promozione in A e ben 34 presenze nel massimo campionato, anche 7 presenze e 3 reti con la nazionale Under 21. Riccardo Improta, oggi 31enne, biancazzurro mancato e attualmente svincolato. Restano sempre da ratificare anche gli accordi per il difensore Accardi, terzino che può giocare anche centrale, e Bentivegna, esterno trequartista. Con Piconcelli, agente del centrocampista Giovanni Foresta, altro giocatore particolarmente gradito a Baldini, finora c'è stata solo una telefonata che risale a 2 settimane fa e non è al momento una priorità. Dopo la cessione di Pierno al Campobasso, completamente sguarnita la fascia destra del reparto arretrato. Questi termini della vendita del difensore ormai ex biancazzurro: prestito con obbligo di riscatto, 50.000 euro al primo punto conquistato dal Campobasso dal 1 febbraio 2025, oppure alla prima presenza di Pierno dal 1 febbraio 2025. Al Pescara la percentuale tra l'altro del 20% sulla futura rivendita. Tutto fatto per Cuppone al Cerignola, al Pescara circa 200.000 euro, e per Di Pasquale al Crotone. Manu va alla Clodiense Chioggia, squadra neopromossa in Serie C, operazione a titolo definitivo con percentuale sulla rivendita. Smentita del club sulla probabile cessione di Squizzato alla Raus, un club danese che parteciperà all'Europa League. L'ex Inter è comunque in vendita, così come Plizzari e Merola. Sull'attaccante, ricordiamo, è fortissimo il pressing del Catania, disposto ad arrivare a un'offerta anche di 800.000 euro con contropartita tecnica, il difensore Curado. Purtuttavia Merola vuole la Serie B e C per C dice rimarrei a Pescara.